Buonasera a tutti. Stasera sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione la movida. Attenzione! Il futuro nostro dell'Italia è nelle nostre mani e queste mani devono essere mani responsabili, oggi più che mai. Ognuno deve fare la propria parte. Ieri è successo qualcosa di nuovo. Una ragazza mi ha frenzonato. Mess o non mess? Mess o non mess? Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Il Paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici.
per tutta la durata di questa emergenza. Siamo parte di una medesima comunità. Ogni individuo si sta giovando dei propri, ma anche degli altrui sacrifici. Questa è la forza del nostro paese. Una comunità di individui, come direbbe Norbert Elias. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Siamo tutti, immagino, impazienti di ripartire. Subito. DM. E comprendiamo la voglia di socialità anche dei giovani. Abbiamo visto tutti episodi, fotografie anche, dove la movida, c'è molto divertimento, si consumano anche delle bevande al di fuori dei locali e dei bar. Siamo tutti, immagino, impazienti di ripartire. Coraggio, con determinazione in questa battaglia difficile. E io sono convinto che la nostra tenacia, con la forza della ragione, riusciremo alla fine a convincere tutti che questo è l'unico percorso che si offre per consentire all'Europa di ripartire con forza, di alzare le reni e di competere sui mercati globali.
Chiaramente ho informato anche il Presidente della Repubblica di questa iniziativa. Che ha assunto dopo diversi incontri tenuti con la squadra dei ministri, con gli esperti del nostro comitato tecnico scientifico, con le regioni, le province, i comuni, con i sindacati, il mondo delle imprese, dell'industria, con le associazioni di categoria. Il futuro nostro dell'Italia è nelle nostre mani. Queste mani devono essere mani responsabili, oggi più che mai. Ognuno deve fare la propria parte. Ma il nostro strumento, ripeto, è l'Eurobond. Eurobond.
Eurobond. Adesso al volo dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo parlare a loro, anche al popolo tedesco, al popolo olandese, dobbiamo far capire qual è il nostro progetto. Oggi è il momento della responsabilità, noi tutti abbiamo una grande responsabilità. Oggi è il momento della responsabilità, noi tutti abbiamo una grande responsabilità. Voi con me, voi cittadini tutti con me. Attenzione! Attenzione!
Attenzione. L'Italia si sta dimostrando un esempio anche per altri paesi nelle misure di reazione per tutelare la salute dei cittadini. Ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi fin qui compiuti. Se noi cedessimo adesso, rischieremmo, come ci è stato anche raccomandato dai nostri esperti, che tutti i risultati positivi fin qui conseguiti potremmo Attenzione, voi cittadini tutti con me. Get up!
Allora dico, chi ha confezionato questa trappola si assuma la responsabilità pubblica. Ricordo che si è arrivati al 2012, c'era un governo di centrodestra, non vorrei ricordar male, ma la Meloni era un ministro, lo devo dire, è Giorgia Meloni. Le falsità, le menzogne ci fanno male. Attenzione, dobbiamo quindi continuare a mantenere alta la soglia dell'attenzione. C'è qualche piccola variazione, un grano salis. Ormai è famoso, si chiama Mess. Questo strumento si è attivato subito. E quanto a coraggio e a determinazione, state tranquilli che ci sarà tutto. We'll be right back.
Allora, sì, abbiamo avuto una lunghissima riunione con i capi delegazione. È stata lunghissima perché ovviamente dovevamo confezionare il nuovo DPCM.
abbiamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese. Quindi non bisogna essere competenti nel campo giuridico. È una potenza di fuoco. 200 miliardi per il mercato interno, finanziamento al mercato interno, altri 200 miliardi per potenziare il mercato dell'export. Io non ricordo effettivamente un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica a favore per il finanziamento delle imprese. È una cifra enorme che lo Stato offrirà una garanzia perché il tutto avvenga in modo celere, spedito, sicuro. Io quello che posso dire, abbiamo fatto anche molto altro, Golden Power. E che confermo, in questi giorni mi sono confrontato con tanti leader europei, tutti tengono a esprimere solidarietà, sostegno al nostro paese, quindi vi dovrei trasmettere la solidarietà di un lungo elenco di leader di tanti paesi che ci sono vicini. Tutti esprimono l'ammirazione per la forza, la resilienza del nostro paese. E ve lo posso dire, è uno scambio continuo di informazioni dove ci chiedono molto spesso le caratteristiche del nostro modello Italia ed esprimo un apprezzamento per il nostro operato. Agli italiani tutti che ci ascoltano voglio dire, state dando un contributo fondamentale in questa battaglia al virus. Presto, sono assolutamente fiducioso, raccoglieremo i frutti di questi nostri sacrifici. Quando sarà tutto superato, tutto finito, ci sarà una nuova primavera, la vivremo tutti insieme per l'Italia. Posso dire che essere italiani lo stiamo imparando ancora di più adesso in questo periodo di difficoltà. Significa essere coraggiosi, essere solidali, essere determinati e coesi. Significa servire lo Stato con orgoglio, dedizione, passione, con grande sacrificio.
giorni anche particolari, perché ci avviciniamo a una festività a noi molto cara, una festività che è radicata nella nostra tradizione religiosa ma anche laica. È una festa di particolare che ci porta gioia, ci porta giorni lieti. Li vivremo a casa. Sarebbe irresponsabile andare in giro, sarebbe irresponsabile pensare di allentare questo senso di responsabilità, questa fiducia che abbiamo verso una fuoriuscita e verso il rispetto delle regole. Pasqua significa, lo sanno bene i cristiani, passaggio, e il passaggio è anche il riscatto dalla schiavitù all'Egitto. E noi speriamo che la Pasqua possa portarci anche questo riscatto, questa libertà che cercheremo di vivere, per chi ovviamente ha una fede religiosa, nella consapevolezza che un passaggio dal peccato alla redenzione tramite il sacrificio di Cristo, per chi ha una visione più laica però speriamo che sia il passaggio verso una prospettiva ovviamente migliore, in cui inizieremo a vedere una prospettiva di completo riscatto. La verità è che quando si difende il proprio paese non si fanno calcoli. Io sono convinto, lo dico con tutta la responsabilità e la prudenza che mi contraddistingue, che la storia è con noi e vedremo alla fine la storia quale piega prenderà. Stiamo lavorando a un programma che poggia su due pilastri: socialità, divertimento, e adesso a volo. We'll be right back.
il futuro nostro dell'Italia è nelle nostre mani. Ognuno deve fare la propria parte. Detto, noi dobbiamo lavorare agli Eurobond, come ho detto, e continueremo a lavorare in questa direzione. Lei mi dice, ma non teme che non arriveremo presto agli Eurobond? Certo che c'è questo rischio. Se lei ha la soluzione, però me la dia. Perché io devo andare al Consiglio europeo a lottare. Attenzione, a solo.
Ecco perché mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni, alcuni fatti. Il MES esiste dal 2012, non è stato istituito ieri, non è stato approvato o attivato la scorsa notte, come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato. L'Eurogruppo non ha firmato nulla né ha istituito alcun obbligo. È una menzogna questa. Qui veramente mi piace ascoltare di tutto la musica. Mi era piaciuta tantissimo, appena ho sentito la prima volta è scattato un innamoramento. Primo la voce di Amy Winehouse. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Questo governo guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza. L'Italia non ha firmato alcuna attivazione del MES. Non ha bisogno del MES. Le falsità, le menzogne ci fanno male. Questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi. Da Matteo Salvini e Giorgia Meloni.
quando si difende il proprio paese non si fanno calcoli. Grazie.